Ciao ragazzi, in questo video andremo a vedere come creare un beat senza un VST. Qua ho già un beat fatto, devo giusto farvi vedere che cosa ho usato per farla. La melodia è stata fatta con dei one shot. Sono dei suoni campionati tipo da alcuni VST. Sto facendo una cartella, appena lo finisco vi metterò il link qua in download per poterlo scaricare e averlo gratis. Ho usato dei one shot che trovate qua sotto la cartella aggiornata, gratis per tutti coloro che sono iscritti al mio canale. The one shot aiuta tantissimo a fare dei beat senza dei VST, quindi a non caricare molto il tuo CPU e quindi poter lavorare con dei suoni già pronti. La differenza tra one shot e un suono preso da VST è che VST, con il VST il computer deve leggere il suono al momento. Invece quando tu fai il suono con one shot, il suono è già pronto, quindi il computer deve soltanto leggerlo e basta. E quindi aiuta tantissimo a non caricare troppo il vostro PC. Adesso vediamo dei suoni che ho usato. Qua trovate dei bel che verranno aggiornati, saranno tutti aggiornati. E nella cartella troverete, quando voi scaricherete questi bel, troverete più bel, quindi ci saranno un bel po'. E qua troviamo il nostro primo bel. Vi faccio un po' sentire dei bel che ho fatto e alcuni suoni sono presi dai VST, la maggior parte sono tutti presi dai VST e adesso devo soltanto pulirli. E ci sono anche dei brass che praticamente sono bellissimi per fare dei beat. E quindi all'inizio praticamente sono partito da questa, da questo qua, da questo bel qua, bel 5, sarebbe questa. Sono partito da questo bel qua 5 che vi faccio sentire un po' come fa. Quindi fa così, no? Si ripete così la melodia, quindi da quello parte tutta la melodia principale del beat. Praticamente poi subito dopo che ho fatto la melodia, praticamente cosa ho fatto? Li ho convertiti praticamente subito in wave. Per convertire basta andare tipo selezionare lo strumento, quindi basta fare questo e poi andare qua e convertire lo strumento, quindi lo converti in wave e così il computer rimane sempre leggero e è più performante per fare altre cose. E poi ragazzi, qua praticamente cosa ho fatto? E poi dopo c'è questa, praticamente sarebbe questo one shot, che sarebbe il brass thing, il brass 2, questa. Sentito da solo sembra un po' strano, praticamente sembra un po' soletto, invece quello strumento principale fa così. E poi dopo cosa ho fatto? Ho preso praticamente la stessa melodia di prima e ho aggiunto il riverbero. E cosa ho fatto praticamente qua? Ho preso praticamente la melodia di prima, ho aggiunto un sacco di riverbero e poi cosa ho fatto? Ho messo il gross beat. Ho tolto il suono all'inizio e quindi ho lasciato soltanto questa parte qua che suona. Come sentite? Quindi il suono all'inizio non c'è, l'ho tolto appositamente perché voglio che quando inizia deve sentirsi la melodia principale. Praticamente qua è giusto la seconda melodia, praticamente è solo la melodia principale riconvertito in wave e aggiunto il riverbero. Questi sono loro due insieme. Poi praticamente cosa ho fatto? Ho preso sempre la stessa melodia di nuovo di prima, ho aggiunto il gross beat. Il gross beat e fa così. Questo qua è parte da questa melodia che vi faccio sentire adesso. Parte è un pad, praticamente è questo strumento qua, questo è il primo. Anche se solito sembra un po'
che non ha senso, però una volta suonato fa così. Questo strumento più avanti qua, in questa zona qua, ho tolto il riverbero. Sentite che è più secco rispetto a questa qua, questa parte qua. Sentite qua la differenza? Scusate. Praticamente la parte di riverbero avete visto che è più ampia. E quindi, e poi niente, poi intanto ho messo l'automazione qua. Come vedete qua, l'automazione per controllare il basso. E voglio che quando c'è la 808, non voglio che vada in conflitto con il basso. Vi faccio sentire. Avete sentito che quando entra quel basso, quello che fa... Voglio che quando entra quel basso, la 808 deve togliersi da... Quindi non si deve far sentire, così quel basso si sente di più, occupa lo spazio che occupa la 808. Ragazzi, come notate qua non ho usato nessun VST, ho usato soltanto dei one shot. Tutti quanti sono dei one shot e quindi per questo il computer anche è molto più leggero, va. Per quanto riguarda il tag, ho messo alcuni effetti per darlo un po' quella specie di doppia voce. Praticamente gli effetti che ho messo trovate qua, ho messo un compressore, ho messo un delay, ho messo ultra pitch della wave per dare quella... specie di doppia voce, no? Praticamente se lo tolgo, sentite un po'. Normalmente si sente così, solo che volevo darlo un po', visto che il beat è un po' dark, quindi volevo darlo quell'aspetto dark, ecco. E poi qua la parte del ritornello, ho fatto un po' di tagli, perché mi piace molto fare in modo che prima del ritornello ci sia un po', no, quando entra il ritornello ci sia un piccolo stacco e poi dopo entra la 808, come vedete. E poi qua c'è sempre continuo, sempre l'automazione per la gestione del basso. Questa parte prima del ritornello. Un'altra melodia che penso di non avervi fatto vedere è questa. E quella melodia ha aggiunto la half time, ecco, per questo sentite che... Quindi a me mi piace molto, ragazzi, giocare con queste cose qua. Mi piace molto il fatto di lasciare la stessa melodia e fare aggiungere tipo half time, di farvelo sentire come se fosse un nuovo strumento, come se fosse altre note risuonate. E quindi, ragazzi, niente, questo è tutto. Adesso ascoltiamo il beat e poi ascoltiamo tutto il beat insieme.
Il consiglio che volevo dare in questo video è: il One Shop aiuta tantissimo a non caricare il vostro PC, quindi poter usare e fare un sacco di roba, fare un sacco di aggiungere un sacco di strumenti, dei suoni praticamente, che non andranno a influire sul CPU. E quindi, visto che sono già dei suoni pronti, quindi il computer deve soltanto leggerlo e basta. Non è che il VST, la differenza è che con il VST il computer deve prima mandare la comanda al VST di far suonare il suono e poi dopo tu lo ascolti. Invece con un One Shop tutto è già pronto e il computer non fa molto sforzo, e quindi poi puoi aggiungere tantissimi strumenti, puoi fare dei progetti molto più elaborati che con un VST non puoi farlo, perché aggiungendo un sacco di VST, quando ne arrivi ad aggiungere 4 o 5 Omnisphere, il computer già non ce la fa più. Invece avendo dei One Shop tu potresti veramente fare delle cose pazzesche, aggiungere quanti suoni vuoi, tanto il computer non deve fare tanto sforzo, non deve sforzarsi per niente. E quindi ragazzi, vi lascerò qua sotto, come ho detto, il mio pacchetto di One Shop gratis per tutti coloro che sono iscritti al canale, per poterli scaricare e poter fare dei beat. E praticamente troverete tantissimi bell, perché a me mi piace molto dei bell, perché li vedo che mi piacciono tantissimo come suono. Quindi se notate anche tantissimi dei miei beat, uso tantissimi bell perché sono proprio innamorati di quei suoni bell, quei suoni alti, ecco. Ragazzi, comunque, niente, questo era tutto e ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Peace.